Di nuovo buon sabato a tutti, naturalmente Spreaker, la piattaforma Spreaker, si scrive con la K, Spreaker, Stapp Radio Stefano Tini, RDA Radio 1 Roberto De Angelis con la doppia S, tutto il mondo di Audio Centro Radio dell'Italia Centrale, di RDA Radio, RDA Radio 7 Sud Regno dei Borboni, di Niceto TV, da San Pier Niceto di Messina, da Radio Roma Sport di Alberto Fiano, da Audio Sport News di Guglielmo Timpano, da Radio Bomber Friuli Venezia Giulia e naturalmente da Audio Radio Friuli Venezia Giulia Nord-Est, tutte consociate con noi. Saluto in questo momento anche gli amici, mi dicono, di Tarquinia con una Radio Stella, Radio Stella che da quest'istante sta facendo delle prove tecniche di trasmissione. Va bene così. Allora, è il momento di minuto 91esimo, è sabato giustamente, diamo uno sguardo al campionato, siccome abbiamo la pagina dell'Udinese insieme a Marco Puzzolo, direttore di Radio Bomber Friuli Venezia Giulia, sentiamo da lui le ultime. Innanzitutto buon sabato Marco. Buongiorno a tutti voi, buongiorno, buon mattino. Oh, sentiamo tutti i telefoni che squillano, sei impegnatissimo Marco? Tranquillo, tranquillo, prima la segreteria, siamo tranquilli, siamo a posto. Siamo a posto. Allora, veniamo un attimo a noi, siccome curi la pagina dell'Udinese, ci eravamo lasciati con la speranza che l'Udinese potesse risalire e invece c'è stato veramente Caporetto. Colantuono domani sarà l'ultima partita con l'Udinese oppure ci sono segnali di ripresa da parte della tua squadra? Ma guarda, bella domanda, perché io guarda, avevo visto la partita scorsa contro il Bologna, che io ho detto, bisogna stare a fede del Bologna perché è una squadra molto istigante, perché abbiamo visto anche contro altre squadre grandi che ha avuto, soprattutto che ha avuto anche, mi ricordo, contro il Napoli, e quindi diciamo che finché è venuto Donadoni, come ho detto prima, l'ascoltatore di prima, dicevano che il Bologna è una squadra non da poco, infatti l'abbiamo vista noi Udinese, l'abbiamo vista noi, guarda, non lo so, quest'anno è una cosa incredibile, è arrivato con Antuono, pensavo che ci sia stato un miglioramento rispetto anche quando c'era anche l'ex allenatore, che adesso sta giocando con il Panathinaikos, mi pare che sta allenando il Panathinaikos, Tramaccioni, guarda, si vede che è un momento di stand by, nel senso che una volta eravamo abituati con Guidolin che giocavamo perfino quasi in Europa e adesso invece stiamo giocando per la salvezza. Oh, ma perché Guidolin l'avete fatto andare allo Swansea e non l'avete trattenuto e quindi dovevate esonerare Colantuono prima magari, no? Ma noi dico tanti, l'abbiamo studiato, l'abbiamo visto com'è, abbiamo visto com'è stato, ma sì, ho capito, ok. Ma io per me, tifoso dell'Udinese, posso dire una cosa, da quando è venuto dirigente sportivo Giaretta, ho visto tanti problemi in squadra e della società, e quindi non mi piace tanto questo Giaretta qua, veramente, perché ne ha combinato di tutti i colori. Sì, ok, vediamo nuovi giocatori, vediamo nuovi modi di giocare, ok, ma contano i punti, contano il gioco, conta la cosa, cioè, noi tifosi, noi ti possiamo tifare quanto vogliamo, noi dire forza Udinese, forza questo, forza quest'altro, ma finché non la squadra non vince, non fa punti, e andiamo avanti come abbiamo visto precedentemente, pareggi, non va tanto bene. Oh, noi abbiamo la partita, noi inteso come Udinese, avrete la partita domenica 21 febbraio alle ore 15 contro il Genoa, che è un'altra squadra che sta in crisi, sembrava essersi ripresa, invece qualche volta purtroppo ha delle crepe. Genoa-Udinese, sei fiducioso in una vittoria dell'Udinese oppure calmi, aspettiamo, anche perché il centrocampo dell'Udinese, giova ricordarlo, è ritornato Armero. C'è Alfred, andiamo proprio a vedere probabilmente le formazioni,
cioè il Genova potrebbe mettere un 3-4-3 con in porta Perin, in difesa Itto, Burdisso e Munoz, in centrocampo Ringon, Zemaili, Rigoni e Kalaski, e poi in attacco mettono Suso, Mata e Cerci. E invece noi udinese mettiamo in porta, abbiamo messo sempre in porta, mettiamo Carnedis, un 3-5-2 con Ertò, Danilo e Felipe in difesa, sì. In centrocampo Edenilson, Badu, Lodi, Alfredson e Armero, e in attacco Terò e Matos per adesso. O Zapata, perché c'è questo ballottaggio. O Zapata, perché c'è un ballottaggio, vero, sì, è vero. C'è o tra Matos o Zapata. In questo caso io metterei Zapata, perché lo vedo un po' più... che ha più voglia c'è da giocare. Cioè, peccato in quel momento in cui in quella partita che abbiamo fatto io, precedente giornata di campionato contro il Bologna, che ha scalzato male, ma proprio davanti alla porta, che bastava solo buttarla dentro, era un pareggio, invece non c'è stato perché l'ha strozzata troppo e quindi mi dispiace per lui, però lo vedo più voglioso io di lui, Marco, Zapata. Però, viste così sulla carta le due formazioni, a me darebbe più affidamento l'Udinese addirittura al centrocampo, perché l'Udinese sulla carta ha un signor centrocampo. Poi devo capire che cosa c'è che non va quando si sviluppa la partita, perché quando tu hai Lodi e Alfredson, che sono due che ti possono alzare la qualità, hai Armero e Badu che pedalano... E che c'è che non va, ragazzo mio? Che cosa può... No, perché hai pure Edenilson, insomma. Edenilson Armero sulle fasce, hai Badu, hai Lodi. Hai un bel centrocampo. Allora è Colantuono che non li sa schierare in campo o che cos'altro? Ma guarda, non saprei dirti sinceramente. Perché guardando come gioca la squadra gioca, è vogliosa, gioca bene... però si sveglia quando ormai la partita è ormai già cominciata o anche già sotto di una rete, invece dovrebbe invece andare sotto di una rete andare in vantaggio, ecco, questo vorrebbe dire ok, ho segnato, allora faccio un punteggio migliore, non andando sotto, prendendo il gol e dopo svegliandosi in oddio, ho preso il gol e devo svegliarmi, non c'è. Non serve questa cosa qua, serve che bisogna proprio veramente giocare con la voglia e la forza di andare avanti, questo è il punto, cioè mettere, io mi sono accorto, come aveva detto anche precedentemente con minuto 91 sul Udinese, Edenilson io non me lo vedo a sinistra, io me lo vedo a destra e Armero a sinistra, e in questo caso lui ha fatto un cambiamento da ormai... quando ormai era la partita già quasi alla fine, quando avevano già preso il gol, e quindi questi cambi deve già pensarli prima, deve pensarli prima di mettere la formazione, pensare, guarda, vedo com'è, vedo come andare, bene, vai, provaci, ma non aspettandoci, ormai mancano ormai 10 minuti alla fine. Beh no, perché a quel punto è troppo tardi, no? Esatto. Oh, e quindi come finirà a sto punto Genova Udinese secondo te, lasciando stare un attimo le tecniche e le tattiche, la tua sensazione, il tuo sesto senso da cittadino di Udine, che ti dice? Ma bella, è una partita centrata completamente sulla salvezza, perché andiamo a vedere come è la classifica in generale, l'abbiamo vista, il Genoa è sotto di noi, soprattutto perché ci sono tutte e due le proprie squadre, la Sampdoria e mi pare anche il Genoa. Si vorrebbe giocare soprattutto sulla difesa, cioè sulla salvezza, perché vedendo com'è la classifica, noi siamo 14esimi con solo 27 punti, il Palermo è sotto i 26, il Genoa 25-25, come tutte e due le genoane. E non è facile, perché dopo, se andiamo proprio a vedere, anche sotto si sono svegliati, non è che si sono addormentati, come provenivano nel Carpi del Verona. Cioè, a un certo punto noi ci siamo accorti che perdendo e pareggiando non è che si va avanti di classifica, anzi si rimane fermi e sì. Si va sotto. Abbiamo visto da tante partite
o anche giocate che sono state, io spero nella vittoria, perché so, ok, il Genoa non è facile, perché è sempre stata per noi dell'Udinese una squadra molto ostica, perché diciamo che è una squadra rompiscatole per noi, è sempre stata, che abbiamo fatto anche tante grandi partite in andata o anche nei campionati scorsi. Abbiamo sempre combattuto, abbiamo sempre giocato sul come posso dire, sul filo di lana, anche perché abbiamo fatto anche delle belle partite non da poco. Però io spero una vittoria, perché vedendo i pareggi e vedendo le sconfitte, soprattutto per noi non è bene. Assolutamente, è vero. Anche perché si rischia di ritrovarsi nelle sabbie mobili della retrocessione senza sapere come hai fatto. A proposito, credi nel miracolo del Carpi o del Frosinone, dando già il Verona per spacciata, oppure attendiamo un attimo prima di dire quali sono le tre retrocesse per la Serie B? Io aspetterei perché, vedendo le circostanze, come sono le squadre e anche come sono i punti a disposizione, ce ne sono anche parecchi fino adesso, bisogna vedere, perché ormai diciamo il Carpi, il Frosinone, il Verona giocano veramente per la pura salvezza, per non andare giù in Serie B, e adesso anche noi stessi dobbiamo giocare per la stessa identica cosa. Noi, da primo punto, è arrivare ai 40 punti, dopo si vedrà, ma finché tu rimani lì, pareggi e mi rimani a anche quasi 30 punti, non è bene, rimani male. Assolutamente, è vero, concordo in pieno con te. Andiamo un attimo in Coppa Campione, in Coppa UEFA. Italiane che sono sicure del passaggio, oppure Roma, Napoli e Fiorentina che traballano rispetto alla Lazio, che ha fatto un prezioso 1-1 in quel di Turchia? Guarda, io ho visto le partite tutte. Allora, la Roma, mi dispiace che è stata questa perdita, perché non meritava diciamo di perdere, soprattutto perché cioè, mancavano anche dei rigori per la Roma, soprattutto anche il modo di giocare, perché ok, ha fatto una bella giocata Cristiano Ronaldo e anche Gisele, ok, hanno fatto il 2-0, vabbè, però la Roma non meritava di perdere, anzi. Una partita bella, con molte giocate, peccato che come era successo, che mi pare un romanista che ha tirato e è andato di pochissimo al di fuori della porta del madralista, di pochissimo, e quindi mi dispiace per quel tiro, ma la Roma diciamo che non meritava di perdere. Andiamo a vedere invece del Napoli. Il Napoli lo vedo che ha avuto, diciamo, un come posso dire, un contraccolpo. Una flessione psicologica che si ripercuote pure sul terreno di gioco. Può essere di sì, perché ci sono stati dei momenti in cui il Napoli, sì, ok, ha cercava la vittoria, ma poi, avendo avuto la punizione del Villarreal, che ha avuto un po' di fortuna, perché è andato proprio a beccare la traversa dopo entrata dentro, non ci voleva anche quella. Noi, ok, quando ci sono le squadre italiane, noi squadre anche piccole, altre delle squadre, noi del campionato italiano, tifiamo l'Italia, le squadre italiane, quindi è normale che guardiamo tutta l'italiana, però per noi ci dispiace che vanno così. Anche la Fiorentina ha avuto un contraccolpo, sì, diciamo che il Tottenham non è una squadra neanche da poco, perché si sta giocando i vertici della Premier League, e quindi non era una partita molto facile, molto facile, insomma, ok, però è una bella cosa, possiamo dire, che forse è meglio sempre fare meglio il punteggio in casa che in trasferta, perché in casa, ok, hai il tuo pubblico, è una forza in più, diciamo, detto, chiamato il 12° uomo, che ti dà la forza in più di andare avanti.
in trasferta non hai questo dodicesimo uomo, ce l'hai ma è piccolo rispetto al in casa, che giochi in casa, quindi è meglio vincerla in casa che in trasferta, come paragonando proprio la Roma che giocava in casa, come la Fiorentina che giocava in casa. E invece è stata brava invece la Lazio, posso dire che è stata brava la Lazio, perché pareggiandola ha avuto, diciamo, l'opportunità di avere un risultato, diciamo, più a favore, perché può giocarsela in casa e può fare un buon punteggio al ritorno. Questo è vero. Torniamo al volo invece al campionato di Serie A. Ci stanno scrivendo in questo istante, che soprattutto dalla nostra redazione, ragazzi, ma che siete tutti tifosi del Genoa qua? Praticamente mi stanno dicendo che domenica pomeriggio il signor Colantuono verrà esonerato dall'Udinese, però se ciò avvenisse mi fa presupporre che ci sia un'altra sconfitta, perché sennò perché devi mandare a casa Colantuono? Solo perché non hai i capelli in testa, magari? Possiamo, io ci rido sopra solo perché no, diciamo che ok, boh, con la tua non è mica colpa mia, sai, non ha i capelli, anzi, oh, ce li ha ma non ce li ha, però non è che c'entra questo, cioè, il gioco con Antuono lo mette la formazione, la voglia c'è, lui dice sempre che la squadra gioca, sì, lo vede, ma manca la concretezza davanti alla porta, cioè se devi vincere devi buttarla dentro, non che mi arrivi a 20 metri della porta o vicino all'aria e dopo non la butti, non devi girarci intorno, è una porta sola, tu devi andare lì, ok, continui l'azione e la butti dentro, non è che devi pensarci tanto. Certo, un gioco magari meno sfavillante, meno fantascientifico, più concreto, magari leggermente più brutto, però tu porti a casa i tre punti a Udine, questo è il succo del discorso. Esatto. Ci saranno margini di ripresa, secondo te, per l'Udinese Calcio? Sì, può essere di sì, perché ci possono essere dei momenti di ripresa, può essere veramente, perché guardando le squadre che ci saranno dopo, sono squadre non da poco, perché ricordando adesso avremo il Genova, la prossima domenica avremo la Sverona, poi ci sarà il Frosinone, poi andremo proprio contro la Roma, non è proprio facile, cioè. Allora, come possiamo dire? Per noi l'Udinese, cosa possiamo dire? Quando comincia il campionato, ok, siamo tutti contenti, felici perché andiamo a vedere la partita, siamo contenti perché può vincere, eccetera. Ma quando si vedono delle pareggi, delle perdite, non è che sei molto contento. Assolutamente. Anzi, dici, tanti dicono, ma quest'anno, delle altre squadre, intendo, ma l'Udinese potrebbe andare in Serie B. Prima di tutto non puoi dirlo quando sei ancora a febbraio. Puoi dirlo quasi quando sarai quasi già aprile o maggio, ok, va bene, ma non mai quando sei, diciamo, all'inizio del secondo turno di ritorno ormai ormai del campionato. E quindi devi sempre dire, finché non arrivi ad aprile o a maggio, non puoi mai dire che sei di Serie B o sei di Serie A. Oppure quindi, come fanno, finché non arrivi ad aprire non si può dire nulla. Esatto, oppure come fanno gli opinionisti ufficiali, quelli di prima fascia, come amano autodefinirsi, finché la matematica non ci condanna c'è speranza di rimanere in questo campionato. Magari un anno di transizione, caro Marco Buzzolo, ci sta pure per l'Udinese. L'importante poi è che se riuscirà a mantenere la Serie A, st'altranno ridarà del filo da torcere alle compagini considerate di più grande spessore. Esatto, esattamente, perché noi Udinese, ok, siamo una squadra di provincia, siamo piccoli, ma cosa succede? Che quando andiamo con le squadre grandi facciamo bella figura, giochiamo bene, le facciamo soffrire e altro. Quando invece giochiamo con le squadre piccole andiamo, diciamo, in pallone, così chiamato, ci prendiamo un momento di calcio, ci fermiamo, vediamo un muro davanti e non andiamo più avanti, e questo non va bene,
devi fare la stessa identica cosa quando giochi con le grandi. Non devi fermarti. Ok, è una squadra piccola, boh, come me, bene, me la gioco. Questo è il punto, non che hai una squadra grande, devo fare una bella figura, allora gioco bene. Devi fare la stessa identica cosa. Tutte le partite tu devi dare lo stesso impegno affinché gli obiettivi siano raggiunti nel più breve tempo possibile e per quanto ci riguarda, salvo sorprese di qualche campionato, l'Udinese gioca per rimanere in Serie A, insomma per stare a centro classifica, poi se esce qualcosa di buono meglio, no? Come è successo anni e anni fa quando c'erano Sanchez e Di Natale come attaccanti. Esatto, lì, esatto. Lì c'è addirittura la qualificazione nelle coppe che poi ahimè è miseramente naufragata, anche perché la proprietà dell'Udinese, non godendo di fondi immensi, quando ha dei gioielli smantella, li rivende 10 volte di più e fa cassa. Questa purtroppo ci siamo accorti che non adesso, adesso in questo momento, dopo tanti anni, ci siamo accorti che anche altre squadre fanno la stessa rinca cosa, cioè vanno a prendere giocatori che costano poco, li fanno giocare, vedono che danno i buoni frutti, vanno avanti. E dopo succede cosa? Che dopo il giocatore non vuole stare più in quella piccola, vuole andare in quella grande, e lì il furbo, però la famiglia a posto dell'Udinese perché? Perché ci fa soldi, cioè lì ci guadagna guadagnandoci e vendendo il giocatore. Però io in questo caso potrei dire una cosa, sì, ok, faccio soldi, prendo giocatori che sono minori, ma devono avere qualità, non che non ce li hanno le qualità. Questo è il punto. Questo è il punto. Marco Buzzolo, io ti ringrazio del tuo intervento, ti auguro buon proseguimento di sabato mattina, buona domenica per domani, sperando che calcisticamente poi a Genova l'Udinese possa fare bottino pieno, non me ne vogliano i tifosi del Genoa, ma per il momento noi col rappresentante dell'Udinese facciamo indirettamente, abbiamo una simpatia per questa squadra, dove ha giocato, vorrei ricordarlo, anche Artur Zico, che non è secondo poi a nessuno. Poco, ecco. Vabbè, è arrivato troppo tardi ed è durato troppo poco, questo è, perché ogni punizione al limite era un gol e lì sfido chiunque a non sfruttare questo vantaggio che il signor Zico dava al resto della compagine friulana. Allora io ringrazio con te tutta la redazione di Radio Bomber Friuli Venezia Giulia, naturalmente, quindi Elena, Nicolas e colui che fa il notiziario sportivo, Davide Marini, l'ho detto bene, perché tu non sai, ma io ho la cracina, la Elena, che mi controlla come dico i cognomi e poi dopo mi manda il bollettino degli errori, perché io di solito li storpio tutti, però stavolta penso di averli detti tutti bene. E naturalmente col frio di Venezia Giulio mando un saluto anche al signor Andrea Camerini e alla sua Audio Radio Nord-Est Friuli Venezia Giulia, naturalmente. Lo saluto anch'io e lo mando un abbraccio anche. Siamo tutti consorziati in questa realtà radiofonica del mondo web, per cui è giusto che camminiamo e procediamo tutti insieme, ognuno sotto il proprio profilo, però tutti insieme per lo stesso obiettivo. Un grandissimo abbraccio, Marco. Buongiorno, ciao a tutti, buon appetito a voi. Grazie, buon appetito. Buon appetito. Grazie, buon appetito anche a te. Grazie, ciao Marco, ciao ciao. Ringraziamento così a Marco Puzzolo. Noi ci fermiamo un attimo, anche perché c'è venuta fame, tra un po' è pranzo, è vero. Poi le abitudini alimentari tra nord, sud, est e ovest sono diverse, perché al nord si pranza da mezzogiorno in poi, al centro si pranza un po' più verso le 13.30, le 14, così come al sud. Non so nelle isole come funziona, ma ritengo che il nord Italia è quello che pranzi come prima fascia. Dopo questa attenzione culinaria noi ci fermiamo e diamo poi spazio al prossimo collegamento, ricordandovi che questo è un bellissimo sabato, c'è ogni tanto il sole che va e che viene, mi dicono che da qualche parte sta piovendo a dirotto, è primavera, non dovrebbe essere, però questo ahimè è il tempo. Rimanete sempre col nostro circuito. Grazie da Roberto De Angelis.